Questo è il terzo anno che il Porto delle Grazie partecipa al Salone Nautico, grazie anche allo stand che la Regione Calabria offre ogni anno. È una vetrina molto importante anche perché siamo stati approcciati sia quest'anno che negli anni scorsi da tantissimi diportisti che hanno, diciamo, voluto conoscere da vicino la nostra struttura, anche perché il mercato diciamo greco attira e sta attirando sempre di più. Quindi Roccella Ionica, il porto di Roccella Ionica, avendo una posizione strategica, è un punto importante di approdo per chi va e viene dalla Grecia. Quest'anno abbiamo avuto molte soddisfazioni, abbiamo, diciamo, triplicato, a differenza dell'anno scorso, il numero delle imbarcazioni superiori a 24 metri e abbiamo ospitato in rada svariate imbarcazioni con una lunghezza superiore a 100 metri. Il porto bandiera blu già da qualche anno, bandiera blu degli approdi, un riconoscimento molto importante. Si è dotato anni addietro di un sistema, il SeaBin, che è un sistema che è un macchinario che riesce a catturare gli oli e il materiale galleggiante. Noi siamo stati il primo porto d'Italia ad averlo installato, devo dire la verità, con grande successo, con tantissime visite di scuole, tantissime visite anche di tanti ingegneri ambientali che increduli del buon funzionamento dello strumento stesso. In porto, come anche nel nostro paese, ormai da anni la raccolta viene fatta differenziata porta a porta, noi in porto la facciamo barca a barca. I clienti già da prima vengono avvisati a mezzo mail della raccolta differenziata e quindi preparano i propri sacchetti con tutto quello che si può riciclare e differenziare. Siamo dotati anche di una piccola isoletta dove raccogliamo gli oli che provengono dalle fritture, olio che poi viene trasformato tramite una cooperativa in loco in sapone con degli aromi al bergamotto. Da qua qualche anno si dovrà avere la costruzione di l'allungamento di un molo foraneo che permette di generare corrente dal moto onduoso. È un progetto del comune di Roccella Ionica che ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Calabria. Il porto quest'anno ha ottenuto anche le 5 ancore d'oro, che è un riconoscimento della TIA, un riconoscimento internazionale, dove praticamente premia il porto per la qualità dei servizi che offre al cliente.